fa qualche domanda? Come ti è sembrata questa partita? Dici qualcosa sulla partita? È stato molto emozionante, peccato per il risultato, però era abbastanza scontato, quindi... Vabbè, ma non sono queste le partite che dovete vincere, no? No, infatti dobbiamo vincere quelle in casa noi, con le squadre al nostro livello, con voi di certo no. Però dovevate entrare un po' più col gioco duro. Più di cattiveria servirebbe una squadra. Sì, l'ho controllato, no, ma sono andato poco su di lui, sono andato una volta, sono un po' pesante a vedere che faceva, ma... Tra l'altro penso che ha fatto un passaggio sbagliato e tu sei partito in contropiede col gol, vero? No, però ho detto che non ho fatto niente. No, dicevo l'azione che mi hai preso. Infatti tu non hai fatto niente, io sono andato un po' forte, sono andato un po' provato a fare entrata, ma no, l'ho visto, anzi ha fatto, per la prima volta l'ho visto un po' più sveglio, dai, ha fatto un gol da uno, ha tirato in porta, ha fatto qualche tiro in porta, quindi è stato, bravo. Daniel, preso a sandwich tra i due fratelli, sì, non c'era verso. No, due contro uno è facile, perché, capito? Però hai l'età dalla tua. Sì. Sì, deve lavorare sicuramente. Dimagri, dai, dimmi. No, deve lavorare e se veramente con l'atteggiamento giusto il futuro può essere la sua. Nelle parole dei tre fratelli Presciutti, riassunto di una sfida che ha animato una gara che poco altro aveva da dire, è troppo netta la differenza di qualità fra i due organici in vasca. Tutto troppo facile per la AN Brescia, che si prepara al meglio alla sfida di mercoledì prossimo in Champions League contro i vice campioni d'Europa dello Jug de Dubrovnik, dell'ex Luka Lončar. Sarà una gara ben diversa da quella giocata con il Torino 81, ma la AN Brescia interpreta l'impegno di campionato nella maniera più corretta, con una prova difensiva quasi perfetta e grande aggressività, ma soprattutto cinismo e lucidità in avanti, con un 100% di finalizzazione nelle occasioni di superiorità numerica. I giovani erano stati chiamati ad una prova d'orgoglio e così è stato, con Guerrato, Guidi e Manzi sugli scudi, anche se con qualche ingenuità di troppo commessa, mentre Morretti in porta per tutta la gara conferma il suo ottimo stato di forma. Pronti via sono Guerrato e Guidi a portare subito in avanti l'AN Brescia, seguiti dalla doppietta di Paskovic, prima sul rigore e poi da lontano. Anche Manzi partecipa alla festa colpendo dalla distanza, mentre il 6-0 porta la firma di Muslim, che fissa il primo tempo con un punteggio tennistico chiudendo di fatto la contesa. Il monologo del Brescia, segno con Nicolas e Manzi, viene interrotto da Vuksavinovic e Ogero, ma Rizzo e Guerrato mantengono le distanze. Al cambio di vasca è Cristian Presciutti a salire in cattedra e ad impartire lezioni di classe e grinta a tutti, Daniel compreso, che si consola però con una rete. Sì, sicuramente un buon allenamento in vista dello Jug e devo dire che siamo entrati con l'approccio giusto. Ultimamente questo tra virgolette tipo di partite entravamo sempre un po' mosci, invece avevamo voglia di giocare perché comunque dobbiamo affrontare poi una grande squadra e, ripeto, è stato un buon allenamento.